Tenere presente una cosa fondamentale è che spesso non riusciamo a trovare la felicità perché la cerchiamo nel posto sbagliato. Salutiamo la nostra Sissi, tutto mollo, tutto mollo. Brava Sissi. Perché oramai non ci sono più le malgrescioni di una volta. E quindi cerchiamo di capire come invece recuperare la felicità. Salutiamo anche Tug, il nostro Tug, mi fa anche raschiare. Come essere felici? Cerchiamo invece di capire come essere felici, perché ripeto, la felicità è un diritto, ma è anche quello che di cui tutti noi anegliamo. Che siete mosci a prescindere, sempre colpa del malgascione. Befana citrulla, la colpa è sempre della malgascione. Comunque sia, no, dobbiamo tenere presente questo fatto, che secondo me è un fatto fondamentale che dobbiamo prendere comunque in considerazione, è che dobbiamo imparare a trovare quelli sono i modi giusti per essere felici. Mi spiego meglio, anche una capra, quindi potete tranquillamente identificarvi, vuole essere felice. Infatti una capra, adesso non vedo la capretta Rosi, però infatti anche una capra, per dire, se vede l'erba fresca e l'erba secca, va a brucare l'erba fresca, non va a brucare l'erba fresca, l'erba secca, va a brucare l'erba secca. Il problema non è questo. Il problema, cara Sissi, è che se tu non sai come far funzionare una macchina, non è colpa della macchina che non funziona, è colpa tua che non sai guidare, che non sai guidarla. È così uguale. Mi fa andare via pure la voce. È colpa tua che non sai guidare la macchina. Perché la macchina, se tu la sai guidare nel modo giusto, funziona. Solo che se tu non la sai accendere, non sai fare niente, quella non funziona. Ma non è colpa della macchina che non funziona. La macchina funzionerebbe se avesse un pilota, mi metto il dito nell'orecchio su pilota, che la sapesse far funzionare. Quindi questa è colpa tua, sì, perché le macchine funzionano. Però devi saperle fare funzionare. E anche un rottame può funzionare. Allora, andiamo avanti, Befana citrulla. Allora, comunque sempre colpa tua, comunque sia. Allora, andiamo avanti. Allora, quindi, l'infelicità è un'emozione complessa e spesso legata a una serie di fattori, ovviamente, che possono, diciamo, variare da persona a persona, no? Quindi teniamo presente questo fatto fondamentale. Tutti noi cerchiamo di essere felici, soltanto che cerchiamo la felicità nei posti sbagliati, dove ci illudiamo che magari possa essere, dove magari è più facile, ma l'infelicità non c'è. È come quella storiella, no? C'è un signore che passa, cammina e vede uno sotto un lampione, sotto la luce del lampione, che guarda così per terra, no? E il signore, il passante, dice: ma ha perso qualcosa? E l'altro risponde: sì, ho perso le chiavi. E lui dice: le ha perse qua? Ah, no, guardi, l'ho persa laggiù in fondo, però siccome là è buio, le sto cercando qua, che c'è luce. Allora, se tu hai perso le chiavi in un posto, non puoi cercare in un altro. E allo stesso discorso vale per la felicità. Se tu la felicità la cerchi nel posto sbagliato, non la troverai mai, non riuscirai mai a trovarla. Bisogna riuscire a cercare la felicità dove si trova, bisogna riuscire a cercare la felicità nel posto giusto. Ecco quindi che noi dobbiamo imparare, no, a capire qual è il posto giusto. Salutiamo la nostra Ghinettina, altrimenti fate come quello che cerca le chiavi in un posto soltanto perché c'è luce, non perché le chiavi le ha perse in quel posto, sperando di trovarle, ma in realtà non le troverà mai. E bisogna assumersi le responsabilità, no? Come voi malgascione dovete assumervi la responsabilità
se non riuscite, come dice la nostra Sissi, a fare crescere, diciamo, a far indurire il contesto. Se il contesto non rimane duro, cara Sissi, è colpa tua che non sai far guidare l'auto, non sai guidare la macchina, non sai... No, non è colpa della macchina, la macchina funziona perfettamente, funziona benissimo, però grazie alla tua inettitudine, grazie alla tua incapacità, tu non sai far funzionare sta macchina. E quindi inutile che poi ti lamenti quando vai a dire ma qua e ma là, è solo colpa tua, assumiti le responsabilità e assumendoti le responsabilità magari la prossima volta impari a far guidare la macchina. Salutiamo la nostra Daniela Colaianni, è psicologa, sei anche psicoterapeuta, Daniela Colaianni. Ti faccio eccezionalmente partecipare alla live, anche se io ho un'idiosincrasia verso gli psicologi, psicoterapeuti, però in questo caso eccezionalmente ti faccio partecipare alla live. Allora, nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Psicologa clinica, informazione psicoterapeuta. Quindi sei giovane o sei usata con perlana, diciamo, no? Nel senso che sei in formazione psicoterapeuta, quindi sei giovane o sei una vecchia carampana che in tarda età dice facciamo anche la psicoterapia. Sto scherzando ovviamente, voi naturalmente siete tutte anziane, questo lo so perfettamente. Comunque sia, allora, quindi tornando al discorso dell'infelicità, 40 anni come minimo per arto, diciamo, quindi come minimo ne avrai 40 mano destra, 40 braccio sinistro, alla fine avrai 70-80 anni. Usata ma usato sicuro, perché quale? Ma ragazzi, qua dovete tenere presente questo. Le malgascioni sono usate, ma è un usato sicuro, perché talvolta l'usato sicuro funziona meglio del nuovo, diciamoci la verità. Comunque dai, andiamo avanti, parliamo di questo. Allora, l'infelicità è un'emozione, salutiamo, ecco la capretta Rosy, a proposito di capre, anche una capra vuole essere felice, anche la nostra capretta Rosy vuole essere felice. Se tu la metti, porti la capretta Rosy al pascolo, la capretta Rosy non va a brucare l'erba secca, va a brucare l'erba fresca. Se la capretta Rosy che sta al pascolo a caldo e si va a mettere all'ombra, sotto l'albero all'ombra, non sta lì sotto il sole. Quindi vedete che la tendenza a essere felici è una spinta innata, è una spinta innata che abbiamo tutti noi esseri umani. Salutiamo anche Green Apple, non so se l'ho salutata, ma c'è anche la nostra Green Apple. Tutti noi vogliamo essere felici, ma per essere felici cosa dobbiamo fare? Per essere felici dobbiamo cercare la felicità dove si trova, non nel posto sbagliato. E purtroppo le persone che sono infelici è perché non è che non vogliono essere felici, è che la cercano nel posto sbagliato. Ad esempio, diciamo, un motivo principale, ad esempio, per cui le persone possono sentirsi infelici sono le aspettative. Sono le aspettative. Le aspettative alte portano infelicità. Cioè, se tu attribuisci la felicità a un'aspettativa, no? Crei una disconnessione tra i tuoi desideri e la realtà, fondamentalmente. Crei una disconnessione tra i tuoi desideri e la realtà. Questo è un punto importante, questo è un punto fondamentale. Perché spesso ciò che desideriamo non corrisponde a ciò che otteniamo, perché noi abbiamo delle aspettative, no? Tu hai l'aspettativa che quella persona si innamori follemente di te. Hai l'aspettativa che quella persona si innamori. L'acqua della settimana scorsa, è esatto. L'acqua della settimana scorsa sono come le tue mutande, Sissi. Tu cambi le mutande una volta a settimana, io cambio bottiglia una volta a settimana. Quindi dobbiamo tenere presente questo, che diciamo, questo è il primo punto fondamentale, no? Quindi ci devono essere aspettative alte, ci devono essere aspettative alte,
La felicità, dice la nostra dottoressa, è saper selezionare persone e cose. Sì, è saper selezionare persone e cose, ma la vera felicità, secondo me, è sicuramente saper selezionare le persone e le cose, ma non essere attaccati a quelle persone e a quelle cose. Perché se io, tra virgolette, no, noi abbiamo un grande problema, no? Io incontro una persona oggi, poi la incontro 6 mesi dopo e penso che quella persona che incontro 6 mesi dopo sia la stessa persona che ho incontrato 6 mesi prima. In realtà non è così, cioè noi, anche noi stessi, siamo in continuo cambiamento. Quindi la vera felicità, ad esempio in un rapporto di coppia, è creare dei cambiamenti sincronici, ma noi non possiamo creare la stabilità. Allora cosa succede? Che magari tu oggi selezioni la persona secondo i tuoi valori, i tuoi criteri, però poi le cose nel tempo cambiano, le cose nel tempo si trasformano. E tra l'altro c'è da dire anche una cosa: ciò che ti unisce potrebbe anche dividerti, quindi saper gestire le relazioni per lungo tempo non è una cosa banale, è una cosa che richiede comunque una capacità fondamentalmente, no? Altrimenti le cose andranno a degradare. Lo diceva Battiato in una canzone, non ricordo quale: ciò che ci unisce ci dividerà. Ma d'altra parte pensate all'acqua, no? L'acqua mi piace, io ho sete, cosa faccio? Bevo l'acqua. Bevo il primo bicchiere d'acqua, il secondo bicchiere d'acqua, ah, sono felice, che buona l'acqua. Però poi se sono costretto a bere 10 bottiglie d'acqua, arrivo a un certo punto che l'acqua la detesto, no? L'acqua è sempre la stessa, tutto sommato, è la mia reazione rispetto all'acqua. Esatto, bisogna sempre tenere alto il desiderio. Brava Roxy Rosa, vedo che, guarda che se va bene, se ti comporti bene, può darsi che licenzio Sissi, che tanto è passo a te il suo stipendio di 0 euro al mese. Sissi, devi lavorare, vedi che ti sostituiscono le persone. Ecco, quindi questa è un'altra strategia molto importante, comunque. Imparare a cambiare nel modo giusto, nel modo corretto, a seguire il cambiamento. Come diceva Osho, questa frase di Osho mi è sempre piaciuta: non è necessario evitare l'acqua, evitare la pioggia. Gracchia? Ma gracchia davvero o pigli per il culo? Allora, gracchia davvero per culi? Sì. Adesso va meglio? Adesso va meglio? Adesso va meglio? Ditemi se adesso va meglio rapidamente, che non ho fatto un cazzo da mattina alla sera. Allora, quello che diceva Osho, dobbiamo imparare a danzare sotto la pioggia. Dobbiamo veramente imparare a danzare sotto la pioggia. La ricca racchia che gracchia. La ricca racchia che... La ricca vecchia racchia che gracchia. Quindi, e questo è un punto fondamentale, no? Spesso ciò che desideriamo profondamente non coincide su ciò che otteniamo, ma è questo, dobbiamo cambiare noi il comportamento. Quindi anche in una relazione bisogna sempre essere attivi. Spesso le persone non sanno gestire le relazioni, pensano che quello che fanno... Tra l'altro, quello che fanno con una persona magari non è detto che vada bene con un'altra persona, ad esempio, no? Quindi bisogna saper gestire. Quindi uno dei primi concetti per essere felici, secondo me, è quello di flessibilità. Non so se la dottoressa Colaiani è d'accordo, ma il concetto di flessibilità è molto importante, cioè saper danzare sotto la pioggia. La felicità è sopravvalutata, comunque non è che stai lì a cercare di continuo per piacere edonistico, quando arriva è un dono per gioire un attimo, una bolla di sapone, se la vedi. Ma questo è un concetto, no? Sicuramente, allora, è vero che per sperimentare la felicità devo anche sperimentare un po' di infelicità. Questo è anche vero, ovviamente, perché... Se io, diciamo,
non sperimento la gabbia, non posso sperimentare la libertà. Cioè, purtroppo noi esseri umani siamo duali, il verso è l'inverso, però diciamo che ci possono essere due visioni diverse. Uno può dire, vivo, come dire, in un mare di infelicità e ogni tanto sperimento una boccata di felicità. Oppure potrebbe essere invece diverso. Io vivo in un mare che non sarà un mare, diciamo, calmo, sarà un mare mosso. Io vivo in un mare, seppur mosso, di felicità, e ogni tanto magari mi capiterà di bere una bocconata di acqua salata di infelicità. Questo è un punto da prendere in considerazione. Non è tutto, non tutto è perduto. Il primo modo per riuscire ad essere felici, perché la felicità poi alla fine è uno stato interiore, esatto, bravo, quello che dice tu che è vero, per essere felici bisogna avere un termine di paragone con se stesso, e cioè io apprezzo il bene come assenza del male. E tra l'altro c'è anche una cosa interessante, che spesso noi non riusciamo, ti stai raffreddando, Marco, ti stai raffreddando. Noi non riusciamo ad essere felici. Ad esempio, pensate un attimo alla salute. Tra l'altro faccio un giro di campana per il nostro Carmine, che oggi penso che ormai l'avrà fatto l'intervento, credo che l'intervento lo facciano al mattino, quindi un giro di campana per il nostro Carmine. Allora, voi più o meno compatibilmente con la vostra età, con la vostra vecchitudine, diciamo, teoricamente se siete qua in live starete più o meno in salute, perlomeno non siete, diciamoci la verità, perlomeno non siete, hanno fatto oggi l'intervento, come sta non lo so, oggi faceva l'intervento. Comunque sia, voi sperimentate, come dire, la salute più o meno, no? Si pensa, si presume. Certo, ognuno avrà i suoi acciacchi, ognuno avrà le sue problematiche, ognuno avrà i suoi cazzi e mazzi, però, sì, magari uno ha il mal di testa, uno ha il mal di culo, uno c'era questo. Tra l'altro, nel vostro caso, poi mal di testa e mal di culo coincidono, diciamoci la verità. Qualcuno ha mal di faccia, qualcuno ha mal di culo, che nel vostro caso coincidono, tra l'altro, ma sono tutti malesseri passeggeri, diciamo, sono tutti malesseri passeggeri che praticamente sono tutti malesseri passeggeri. Ma che mestruazione, mestruazione? Ma questa continua a pigliare per il culo con le mestruazioni. Rosy, sveglia! Cioè, non puoi più illuderti ad avere mestruazioni. Vedi in faccia la realtà, sono 10 anni come minimo che non c'è più le mestruazioni. Sono 10 anni come minimo che non c'è più queste mestruazioni, se non 15. Quindi smettila, è inutile. Quella è come la gravidanza isterica, Rosy. È come la gravidanza isterica. Ma che mestruazioni, mestruazioni? Ma c'hai 65 anni, che mestruazioni? Neanche se fossi la Madonna di Fatima ci avresti le mestruazioni. Sei vecchia come il cucco, Rosy, su, dai. Le mestruazioni sono come la storia di Monte Carlo, dello yacht di Monte Carlo, è uguale. Sarai piena di gravidanze isteriche, ma non puoi, non ti mette più incinta neanche Gesù bambino. Neanche l'Arcangelo Gabriele riesce a fecondarti. Neanche lo Spirito Santo, Rosy, su. Allora, cioè, gravidanze isteriche puoi farne, però... Allora, stavamo dicendo... Che stavo dicendo? Non mi ricordo più, stavo parlando con Rosy. Vabbè. No, ecco, parlando di felicità, voi state bene più o meno di salute, ma non date valore alla vostra salute, quindi non siete grati. Quindi iniziate a essere felici, ad esempio, perché siete in salute. Iniziate a essere felici perché state in salute. Quella è una fonte di felicità, voi state in salute, cioè non siete moribondi. E allora dovete già essere felici, dovete essere grati, praticare la gratitudine è la prima fonte di felicità. Pratica la gratitudine, perché poi il problema qual è? Il problema è che molte persone
diventano consapevoli, ad esempio, del valore della felicità quando stanno male, quando sono ammalate. Quando ti hanno fatto la diagnosi infausta 2 mesi e poi ti fanno il segno della croce, allora dici, cavolo, gli ultimi 2 mesi di vita, come me li vivo? Io ho visto una volta un cortometraggio molto interessante di una storia di una persona che aveva avuto questa diagnosi infausta, gli avevano detto avrai 2 mesi di vita, e allora questo si organizza per fare le cose, no? Però è preso da 1000 problemi, 1000 preoccupazioni, no? Alla fine arriva che mancavano 60 secondi allo scadere del tempo, diciamo, e lui aveva scoperto a meno di 60 secondi che doveva viversi la felicità nel qui ed ora. E allora che cosa ha detto? Mi godrò questi 60 secondi di felicità eterna. Questa è la frase, mi godrò questi 60 secondi di felicità eterna. Cioè, questi 60 secondi che erano gli ultimi che gli rimanevano da vivere, perché vabbè, ovviamente era un film, non è che era proprio allo scadere preciso, no? Cioè, gli avevano detto all'ora X, nel momento X, schiatterai. E lui si è goduto questi ultimi 60 secondi, che l'attimo che si confonde con l'eternità. E per capirlo ci ha messo appunto 2 mesi. Quindi ha sprecato quasi i primi 2 mesi, insomma, meno gli ultimi 60 secondi, ma negli ultimi 60 secondi ha avuto, come possiamo dire, negli ultimi 60 secondi ha avuto l'insight, ha avuto, oh, salutiamo la nostra Sandra, nostra bodybuilder, negli ultimi 60 secondi ha avuto l'insight, ha avuto questa consapevolezza, e quindi pratichiamo la gratitudine, no? E spesso siamo concentrati su ciò che non abbiamo, piuttosto, e dimentichiamo di apprezzare ciò che abbiamo. La prima cosa che dovete apprezzare è il fatto che respirate. Stai respirando? È già un motivo per essere felice. Quando non respirerai più, vedremo. Per adesso respiri, quindi questo è già un motivo per essere felice. Esatto, l'illuminazione dell'ultimo minuto, esatto, brava Roxy, ha avuto l'illuminazione dell'ultimo minuto. Pensa che è un cortometraggio che ho visto tantissimi anni fa a Torino, mi ricordo ancora, c'erano i punti verdi, che erano dei luoghi, diciamo, dove facevano delle cose, c'era questa proiezione di sto cortometraggio, era un cortometraggio che durava in tutto il film 20 minuti, mi sembra, fatto da dei ragazzi così, però secondo me hanno fatto passare un messaggio molto bello in questo cortometraggio, di cui non ricordo neanche più il titolo, forse qualcosa legato, vabbè. Quindi era un cortometraggio amatoriale, tra l'altro, e neanche, non è, credo neanche sia andato nelle sale cinematografiche, però mi ha colpito moltissimo, saranno 30 anni fa che lo senti, che l'ho visto, e me lo ricordo perfettamente. Questo è un punto fondamentale, ma all'ultimo minuto questa persona apprezzo anche ogni tua live, significa che sei in salute per... bravo, certo che l'apprezzo, certo, sono in salute per farla, tra l'altro, e posso interagire con umani, subumani, LGBTQPQR, queen. Quindi questo è il primo punto, no? Quindi prenderti del tempo ogni giorno per concentrarti sull'apprezzare quello che stai vivendo oggi nel momento, nel tempo presente. Questa è una strada della felicità. Questa è veramente una strada per la felicità. Poi ovviamente quello che diceva la dottoressa Colaianni, che tra l'altro è un nome meridionale. Dove sei Colaianni? Colaianni non è un nome napoletano, un cognome napoletano. Colaianni. Coltivare relazioni significative, questo è sicuramente un altro punto. Se stai con della gente di merda, scusatemi, fatemi passare il termine, ovviamente sarà difficile che tu possa essere felice. Se ti circondi di depressi, Napoli mi sta su... perché tutti i napoletani ti avranno sedotta e abbandonata.
ti hanno raccontato quella dell'orsetto lavatore, ti hanno inchiavardata e abbandonata sicuramente, sì, è per quello che ti hanno fatto il gioco delle tre carte i napoletani. Secondo me tutti i napoletani ti hanno fatto il gioco delle tre carte, ti hanno inchiavardata e abbandonata. E quindi questo è un punto fondamentale. Mezza Napoli. Quando andavi a rimorchiare nei quartieri spagnoli, sì, ti ricordi quando andavi a rimorchiare nei quartieri spagnoli di Napoli, di tutti i catramisti riuscivi a rimorchiare. Quindi questo è un altro punto importante, credo, coltivare relazioni significative. Coltivare relazioni significative è un punto importante, cioè le connessioni umane dovrebbero essere una fonte di felicità. Se ti circondi di 50 persone depresse, e tu come potrai essere? O sei un Buddha, quello che diceva l'altra volta la nostra Green Apple. Certo, se io sono Madre Teresa di Calcutta, posso andare in mezzo ai lebbrosi e non prendermi la lebbra, perché sono in diretta connessione col divino. Vado in mezzo ai lebbrosi, sono Madre Teresa di Calcutta e non mi piglio la lebbra. Però normalmente se non sono un illuminato o se non sono illuminata e vado in mezzo ai lebbrosi, la lebbra me la piglio. E così vale per la felicità, no? Se tu ti circondi di depressi, è probabile che questa depressione te la pigli fondamentalmente, no? Quindi coltivare relazioni significative è importante. Cioè dedicare del tempo alle persone che ti fanno stare bene, che ti danno piacere, che portano un miglioramento nella tua vita, che migliorano il tuo stato d'animo. È molto importante, come è anche importante impegnarsi in attività che ti appassionano, no? Spesso anche, certo, uno può anche fare delle cose, ad esempio c'è una storiella interessante, no? Sull'illuminazione, che ve la racconto. Oggi mi sento un po' brava Betty Kotic, oggi mi sento un po' Gesù. No, avrò mica, come dire, un leggero senso di onnipotenza, ma no, dai. Oggi mi sento un po' Gesù, parlo, mi esprimo per metafore. Allora, comunque, c'è questa storiella, no? Ma non è una storiella, credo che sia anche una roba vera, tra l'altro, E qual è sta roba vera? È che in un monastero, no? Del Tibet c'era un monaco. Sì, guarda che comunque a proposito di allucinazioni, Marianna, cioè Sissi, è molto più probabile che io possa essere Gesù che Rosy possa andare sullo yacht a Monte Carlo, cioè è molto più probabile che io divento come Gesù, che un giorno mi ricorderanno, ci sarà il Vangelo secondo Taramasco, inizieranno a leggere, Taramasco diceva questo, Taramasco diceva quell'altro, ci sarà qualche youtuber del futuro che leggerà il Vangelo dove dirà, ecco, ho udito quel giorno Taramasco dire questo, ho udito quel giorno Taramasco dire quell'altro, e ci sarà, racconteranno, no, il mio Vangelo, ed è più probabile che accada questo che Rosy vada a Monte Carlo sullo yacht, diciamoci la verità, le fantasie, siamo di fronte al fuoco con Massimo, di fronte al fuoco, sì, 21 storie, c'era di fronte al fuoco, 20, c'era una bella canzone, tra l'altro non ho più fatto, salutiamo anche Giulio, Ano, tra l'altro non ho più fatto, volevo fare uno short su questa canzone, la conoscete? Era di Venditti, 21 fuochi mi sembra, 21 re, qualcosa sul fuoco, sì, vai un po' a controllare come si intitola la canzone, sì, veloce, sì, vai a controllare, l'ha fatta Venditti e c'entra il fuoco, 21 fuochi, qualcosa del genere, intorno al fuoco. Ma 21 modi per dirti ti amo. Ah, eccolo qua, vedete Giuliano? Bravo Giuliano. 21 modi per dirti ti amo. Dovrò fare uno shorts. Allora, quindi, cosa volevo dirvi? E niente, volevo dirvi questo, no?
Volevo dire una cosa interessante, no? Stai zitta, 21 modi per dirti ti amo, minchiona, però parla del fuoco. Allora, la storia qual è? C'era un monaco buddista in un monastero e tutti, diciamo, i monaci pregavano, recitavano le sadhane, no? Sapete, le sadhane sono le varie preghiere, no? Le varie con le posizioni e tutto, e recitavano questa cosa. E per raggiungere l'illuminazione, no? E tutti si ricordavano perfettamente tutto, no? Erano bravissimi, no? E ovviamente era l'epoca di Buddha, per cui Buddha era la loro guida spirituale, era il loro maestro. E c'era un monaco che era più stupido degli altri, no? C'era un monaco che era più stupido degli altri. E allora tutti gli altri dicevano: ecco, vedete, questo ci blocca. Questo ci blocca, noi restiamo sempre indietro perché noi andremo avanti, ma Buddha dice che dobbiamo aspettare anche questo. Questo non si ricorda una roba, cioè memorizza una cosa, se la dimentica, è tonto, non riesce a fare le cose giuste, è un tontolone, non riesce a... E allora Buddha gli dice: guarda, per te ti riservo un altro compito, dice al monaco. Tu avrai questo compito di fare le pulizie nel monastero, quindi smetterai di fare le sadhane, quindi le meditazioni, le cose, ma dovrai occuparti esclusivamente della pulizia del monastero. Dovrai occuparti esclusivamente della pulizia del monastero. Però ogni volta che tu pulisci, diciamo qualche cosa, immagina di togliere i tuoi veleni mentali. E allora, questo qua, no, non è che si dimenticava. Lui iniziava, tutti gli altri monaci pregavano e lui si era distaccato e praticamente puliva solo il monastero, no? Ma mentre lì che spazzava, si immaginava che con la polvere, con le cose che se ne andavano via anche i veleni mentali. Un giorno si immaginava di pulire la sua rabbia. Un altro giorno si immaginava di pulire la sua invidia, un altro giorno si immaginava di spazzare, che ne so, l'attaccamento, un altro giorno si immaginava di spazzare via l'arroganza, eccetera, eccetera, no? E praticamente che è successo? Che semplicemente facendo le pulizie e ovviamente creando questa associazione mentale, diciamo, semplice, banale, no? Praticamente lui raggiunse l'illuminazione prima di tutti gli altri, quindi divenne illuminato prima di tutti gli altri, che facevano queste pratiche meditative sofisticate, no? Con visualizzazioni da ricordare, con mantra da recitare. Lui non si ricordava un mantra, non si ricordava niente, no? Lui faceva semplicemente le pulizie del monastero, ma associava al pulire, diciamo, l'eliminazione dei veleni mentali, no? Puliva i veleni mentali da sé e praticamente ha raggiunto l'illuminazione prima di tutti gli altri. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che bisogna fare delle attività che ti appassionano, ma anche un'attività, umile, diciamo, per dire come fare le pulizie, ad esempio, potrebbe essere vista in un'ottica. Potrebbe essere visto in un'ottica di crescita personale, crescita spirituale. Quindi non è che un'attività che ti appassiona devi fare per forza, che ne so, l'astronauta o il cardiochirurgo o chissà che cosa, no? Puoi anche fare un qualcosa, puoi anche appassionarti a qualcosa che magari dalle persone può essere vista come un'attività più umile, come un'attività meno importante, ma non è vero, perché qualunque cosa, se noi la facciamo con la giusta consapevolezza, può essere qualcosa di utile. Ad esempio, non so, io un lavoro che avrei trovato sempre abbastanza noioso è il casellante. Non avete presente il casellante dell'autostrada? Che adesso ce ne sono sempre di meno, perché ci sono sempre le cose automatiche, no? Ma il casellante dell'autostrada inizialmente pensavo fosse un lavoro allucinante, no? Il casellante, tu devi stare lì al casello, arriva quello, praticamente una forma di auto. Quale auto?
Autoterapia, ah, una forma di autoterapia. Beh, non lo so, più che autoterapia, lui è un modo per raggiungere l'illuminazione, questo monaco. Ecco, dicevo, il lavoro del casello, no? Del casellante, ad esempio, potrebbe essere visto come un lavoro noioso, però teoricamente uno, ad esempio, potrebbe vederlo anche diversamente, no? Ad esempio, sai quante persone davanti ti passano a mettersi al casello? Se tu invece di limitarti a scambiare il resto, puoi dire anche fare un sorriso per dire, o augurare un buon viaggio, o dire, non so, dire una parola buona a tutte le persone che passano, quella parola buona che tu dici, io ad esempio alla nostra Sissi dico sempre parole buone, cretina! No, cretina no. Citrulla, citrulla, le dico sempre le parole buone, sì. Però anche una parola buona, una parola, un sorriso, qualche cosa potrebbe, diciamo, potrebbe, come dire, rendere felice la vita di quella persona, no? Quindi tu non sai che talvolta le tue parole possono cambiare la vita delle persone. Semplicemente anche se non ne sei neanche consapevole, no? Quindi, però, se tu quella cosa lì la fai in quest'ottica, per fare un esempio, anche il lavoro del casellante potrebbe avere un suo scopo. Quindi, che cos'è? Dobbiamo fare comunque delle cose che ci appassionano o appassionarci alle cose che facciamo. Quindi, o ci appassioniamo alle cose che facciamo, o facciamo cose che ci appassionano, ma alla fine il discorso è lo stesso, no? Beh, ovviamente, poi non è che dobbiamo trascurare anche il nostro corpo, perché mente e corpo sono connesse, sono collegate, no? Di fatto, mente e corpo sono collegate. Quindi io credo che importante sia anche prendersi cura del proprio corpo, prendersi cura della propria fisicità, cioè regalarci qualcosa di bello. Esatto, anche un sorriso può cambiare la giornata di chi lo riceve. Beh, ma pensate che qualche volta si diceva una telefonata allunga la vita, ma potrebbe anche darsi che magari persone che hanno pensieri nefasti, autodistruttivi, prendono una telefonata o ricevono un sorriso da parte di qualcuno e non solo gli cambi la giornata, ma gli cambi proprio la vita, ad esempio. Sembra banale, ma può succedere, fa parte degli eventi sincronici poi. Quindi comunque prendersi cura del proprio corpo è importante, no? Fare esercizio fisico regolarmente, anche darsi una disciplina, secondo me è importante. Perché se tu non ti dai una disciplina e vai a muzzo, diciamo, secondo me comunque è una mia opinione, ovviamente. Quindi la felicità dovrebbe essere una parte naturale della vita fondamentalmente, no? Anche la felicità dovrebbe essere una parte naturale della vita. E anche l'infelicità è una parte naturale della vita. E quando riesce a dimagrire è bellissimo, brava! Sì, ma però per dimagrire è un concetto anche, cara Rosy, di bilancio energetico, no? Se tu continui a sbafarti barattoli di Nutella, quintalate di lasagne, e passi tutto il tempo, come dire, col culo sulla sedia, ovviamente non riesci a ottenere nessun risultato. Vediamo che ci dice la nostra dottoressa. Ma con la Ianni, sei di Napoli o di dove cavolo sei? Dici dove sei. L'altro giorno mi è allagato lo studio a raccogliere quella che più. E dove sei con la Ianni? Anche qua si è allagata la palestra da me. Tutta l'acqua è stata una forma di imitazione. Esatto, brava, brava. Esatto. Anche ad esempio pulire l'acqua, no? Pulire l'acqua può essere un qualcosa di importante, ad esempio. Quindi, questo è un altro punto fondamentale. Beh, io il culo sulla sedia ce l'ho, ma soltanto quando faccio le cose, no? Io vado in palestra, minchione, tutte le mattine, quando voi state lì a dormire nel vostro letto di dolore, io sono lì in palestra che mi alleno. Quando voi siete a dormire nel vostro letto di dolore, io sono in palestra ad allenarmi. Non ho capito, cioè, che gambe fragili e gambe fragili, minchiona. Faccio lo squat con 100 kg. Comunque, questo è un'altra cosa, è la pressa con 260.
Questa è un'altra cosa. Beh, letto di dolore o di piacere nel tuo caso coincide, sì, no, sì, Rosy. Le sedie ne ha viste di culi. Esatto. Va bene, dai, comunque questo è un po' il concetto fondamentale, no? Ah, un'altra cosa è anche, secondo me, imparare a vivere nel presente. Imparare a vivere nel presente è importante anche. Perché è importante imparare a vivere nel presente? Perché la pratica, cioè non dobbiamo stare a rimuginare nel passato, non dobbiamo stare a rimuginare nel passato, perché se noi rimuginiamo nel passato, praticamente siamo fregati. Ah, Palermo, io sono stato a Sferracavallo a Cefalù. Nel Palermitano, Sferracavallo, un ricordo particolare di cibo, anche a Cefalù, un particolare ricordo di cibo di pesce, pesce. E sono stato anche a Capaci, dove ho visto, che fantasia, minchiona. Mi ricordo anche il nome di un posto di Cefalù, dove, cioè, mi è rimasto impresso, si chiamava Lo Scoglio Ubriaco, non so se esiste ancora, era un ristorante, andate a cercare se esiste, minchione. Lo Scoglio Ubriaco, Cefalù, sì, vai a vedere se esiste, se c'è ancora, però negli anni 90 c'era lo Scoglio Ubriaco, Cefalù, era un posto dove mangiavi pesce, buonissimo. Quando alzi la voce mi sento sgridata! Vai a vedere, sì, vai a vedere, controlla su internet. Ah, c'è ancora? Pensa a te, c'è ancora. Mizzica, c'è ancora lo Scoglio Ubriaco? Ma pensa a te, mica dagli anni. Io sono andato a Cefalù 95, mi sembra, 95-96. Lo faccio apposta, sì, 95-96, mi sembra. Sì, lo Scoglio, te sei la Malga Cozzo Ubriaca, te sei più ubriaco. Che secolo fa? No, salutiamo la cara. Iscrivetevi al canale della Perotti, ragazzi. Sapete che la nostra Patrizia Perotti ha aperto un canale, quindi iscrivetevi al canale della Patrizia Perotti, che non so perché non ci posta il link, sta carampana, la carampagnocca Perotti. Metti sto link del tuo canale. Adesso c'è la patella sullo scoglio ubriaco. Ho la patella ubriaca sullo scoglio. Ci può essere la patella ubriaca sullo scoglio. Ecco, iscrivetevi al canale della Perotti. Secondo me è green, è la patella ubriaca sullo scoglio. Potremmo fare il ristorante la patella ubriaca sullo scoglio. La patella ubriaca sullo scoglio. Hanno cambiato nome. Però c'è lo scoglio ubriaco. Vabbè. Quindi dobbiamo imparare a vivere nel presente, no? Molta infelicità deriva da rimuginare sul passato o da preoccuparsi per il futuro. Quindi la pratica della consapevolezza, di stare nel momento presente, è un punto fondamentale, no? Perché aumenta la sensazione del benessere. Quindi la sensazione del benessere è una sensazione molto importante, fondamentale. Iscrivetevi anche al canale di Roxy Rosa, per chi non l'avesse fatto, si iscrive anche al canale di Roxy Rosa, che è Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare. Iscrivetevi anche al canale di Pepe Rosa Cucina Naturale, che non so perché non posta il link. Bene, comunque sia, detto questo, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video, quindi un saluto a tutti, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video. Bene, bene.